Con il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Mario Turco. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Buonasera anche a lei. Vi mancherà, cioè per assurdo anche a voi che siete di opposizione, chi ha gestito il PNRR fino adesso? Arriverà a mancarvi? Innanzitutto ci auguriamo che il ministro Fitto faccia gli interessi dell'Italia e porti comunque dei risultati positivi per l'Italia. Però la nomina del ministro Fitto nasconde tre criticità. Innanzitutto la carenza di una classe dirigente all'interno di Fratelli d'Italia. La seconda criticità è che non vorremmo che fosse stato nominato per fuggire dalle lentezze con riferimento alla spesa del PNRR, quindi nel momento del bisogno e delle difficoltà il ministro va via, anche perché vorrei ricordare che abbiamo speso solo il 20% delle risorse disponibili. E poi la terza criticità è che c'è una contraddizione, perché due forze su tre dell'attuale governo sono all'opposizione del governo europeo e adesso noi nominiamo un commissario politico di una forza politica che è fortemente all'estrema destra del governo europeo. Quindi noi ci saremmo aspettati più una nomina tecnica, un commissario tecnico, piuttosto che un commissario politico che rischia di non prendere palla, perché la forza che rappresenta, e questo governo, diciamo, la dice lunga, perché due forze su tre sono all'opposizione del governo europeo, rischiamo di non prendere palla. Certo. Quindi noi ci saremmo aspettati un commissario tecnico proprio nell'interesse generale del paese. Ha ragione il governo, cioè gli investimenti fatti da queste tante piccole imprese, diceva adesso Cattaneo, e da tante famiglie devono essere tutelati, oppure stiamo tenendo bordone a chi difende una rendita di posizione? Beh, innanzitutto tutti i governi che si sono succeduti in questi lunghi anni hanno effettuato delle proroghe, però con dei distinguo. Lei ha fatto riferimento al governo Conte 1 che aveva prorogato di 10 anni le concessioni. Quella proroga era funzionale a consentire poi le gare pubbliche. Mentre invece il governo attuale, così come i governi anche precedenti di centrodestra, quelle proroghe non erano funzionali alle gare, ma erano funzionali a dimostrare la non applicazione della direttiva. Ora, fatta questa premessa, si è fatto riferimento al governo Draghi. Il Movimento 5 Stelle e chi vi parla è stato promotore di quella norma, che era una norma di equilibrio che cercava di contemplare tutta una serie di aspetti e di dare delle soluzioni sia alla direttiva sia all'interesse dello Stato per la valorizzazione del patrimonio pubblico, sia per il giusto canone che oggi, diciamo ancora oggi, è irrisorio rispetto al PIL che le spiagge diciamo, realizzano, e raggiungemmo a questo punto un equilibrio anche all'interno delle forze di maggioranza del governo Draghi, dove c'era anche Forza Italia, e riuscimmo ad approvare questa norma e poi approvata anche in Europa. Ora, il governo che cosa ha fatto in questi 2 anni? Ha perso tempo, ha annullato quella norma, adesso gli aspetti che oggi propone il governo sono gli stessi di quella norma che è stata cancellata. Quindi il gioco dell'oca con una serie di promesse elettorali che sono state tradite. Ora, sull'indennizzo, è chiaro che la nostra posizione sull'indennizzo l'avevamo già sostenuta nel corso del governo Draghi. L'indennizzo riconosciuto a chi ha fatto gli investimenti è una norma di buon senso. Noi l'abbiamo sostenuto, l'abbiamo anche scritta nella nostra proposta. È importante però che avvengano delle gare dove noi sì dobbiamo cercare di tutelare l'uscente riconoscendo l'indennizzo, però dall'altra parte dobbiamo aprire al mercato, alla concorrenza, e poi non è vero che le comunità locali possono trarre degli svantaggi, perché in quella norma era stabilito che parte dei maggiori introiti delle gare andavano sia ai comuni, però con un vincolo di destinazione per migliorare i servizi delle spiagge pubbliche. Questa era, diciamo, una posizione che era stata di buon senso. Sarebbe un modo per fare più soldi ai comuni. In modo tale che valorizziamo il patrimonio, ma consentiamo alle comunità locali che ricevono, diciamo, anche questo vantaggio economico attraverso i comuni, che possano poi godere anche di servizi pubblici migliorativi. Magari
magari i comuni, guadagnando qualche soldo in più dalle concessioni, potrebbero concedersi, visto che in certe zone non ve ne traccia, qualche tratto di spiaggia pubblica di più. E termino, però di fronte al caos giuridico, dove ci sono state una serie di sentenze, il governo invece di prendere atto che la direttiva si applica, si è inventato innanzitutto la mappatura farlocca. L'abbiamo sottolineato più volte. E oggi riapriamo di nuovo l'interlocuzione con un rischio di infrazione che ormai è dietro le porte. Speriamo di no. Allora, Turco, lei almeno non lo cancellano, vede la parte, diciamo, il mezzo pieno. L'hanno innanzitutto denigrato, soprattutto alcuni ministri, hanno cercato a questo punto di cancellarlo per ritornare indietro. Noi siamo contenti se l'assegno unico, invece di essere semplicemente confermato, venisse anche rafforzato con ulteriori risorse. Perché quella è stata una grande riforma che è iniziata nel corso del governo Conte 2 e poi approvata da tutte le forze politiche nel corso del governo. Lei dice se fosse aumentato. Senti un attimo, rimango con lei, visto che ho fretta. Se a questo punto la natalità è un'emergenza, quello è uno strumento per favorire la natalità, non solo italiana, ma anche per favorire. Velocemente, considerato che l'errore in cui la maggioranza potrebbe essere caduta è quella di aver chiesto, diciamo, che queste persone per maturarlo siano in Italia da un po' di tempo. Voi con reddito di cittadinanza avete fatto più o meno lo stesso errore, no? Nel senso, c'è questa bocciatura UE ed è un rischio di ricorso per 3 miliardi. Nel senso, è un errore che si può fare. Per non dare a tutti questi soldi, anche il reddito di cittadinanza non lo davano proprio appena arrivati. È chiaro che non è un errore, è una posizione politica. Noi quindi queste due condivide misure la posizione politica della maggioranza? No, assolutamente no. Noi discutiamo sugli anni in cui, perché noi siamo a favore dello ius scholae innanzitutto, dove a questo punto la cittadinanza siamo a favore di riconoscerla a chi risiede da 10 anni. Con riferimento all'assegno unico, chiaramente i 2 anni forse potrebbero essere troppo pochi. Una mediazione tra 2 e 10 potrebbe essere una soluzione. Quindi questo è il modo per favorire la natalità, per favorire l'inclusione anche degli immigrati regolari, quelli che lavorano e ci aiutano a realizzare la crescita economica e ci risolvono il problema delle pensioni. Il problema poi si torna sempre lì, i soldi dove si trovano. Poi sul tema del programma politico, mi perdoni se la interrompo, li abbiamo definite 50 miliardi da trovare spostando la tassazione sulle speculazioni, sugli extra profitti delle banche, sulla tassazione dell'economia digitale, e noi lì troviamo le risorse. Spostare la tassazione dal lavoro, dalle imprese, Turco, alla speculazione finanziaria, agli extra profitti. La interrompo anch'io per ridare la parola a Conti e poi De Nicola. V'è da dire che 2 governi, anche il governo Draghi, ci hanno provato a mettere le tasse sugli extra profitti, non è andata bene. Lei dice bisogna insistere di più, però insomma abbiamo 2 esperienze e sono negative. Conti.